13 a Jesolo, un autobus di ATVO si scontra con un'auto in via Gorizia. Dopo l'impatto, il mezzo pesante finisce contro un'abitazione. 5 feriti gravi, 2 ragazze di 22 anni. Parla il proprietario della casa di Jesolo. Sembrava una bomba, ho pensato a un attentato, poi ho visto il busto. Ho ancora paura, ma per fortuna siamo vivi e l'edificio non ha avuto conseguenze. All'alba lo schianto tra due auto lungo la 27 a Ponte nelle Alpi. Muore una 49enne di Vittorio Veneto, grave una 21enne. La vittima era dipendente di Luxottica, stava andando al lavoro. Aveva un tasso alcolico 4 volte il consentito. La soldatessa americana della base di Aviano che ha travolto ucciso 15enne a Porcia. Caso lampioni spenti, sindaci veneti dalla parte del primo cittadino friulano. Difficile far coincidere bilancio e sicurezza. Corsa contro il tempo per la chiusura delle liste. Forza Italia gioca la carta Tosi alla Camera. Intanto stasera torna alle 21.15 l'approfondimento di Ring. L'appuntamento raddoppia il martedì. Hanno 13 e 14 anni i ragazzini individuati dai carabinieri dopo che avevano dato fuoco ad una croce di legno nel confessionale, innescando un principio di incendio. 13 anni fa lo schianto dell'elicottero Falco a Rio Gele, grande commozione tra gli uomini del soccorso alpino, del suo e miei parenti, che oggi ricordano la tragedia costata la vita a 4 persone. Stamane a Padova l'addio ad Andrea Zanella, il commerciante stroncato da un malore dopo aver tratto in salvo 2 persone sulla spiaggia di Porto Ercole in Toscana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano lo avete sentito dai titoli, la cronaca, ma poi anche tanta politica in questa edizione, perché mancano poche ore per depositare le liste in vista delle politiche del 25 settembre, campagna elettorale che entra nel vivo e che ruota soprattutto intorno ai temi politici. E allora partiamo proprio da qui con il sondaggio che vi presentiamo questa sera, relativo alla flat tax. È uno dei temi che più fanno discutere in queste ore. Allora vi chiediamo: flat tax, credete sia realizzabile? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626690. La chiamata è gratuita, basta uno squillo. Anche se sentite occupato, non preoccupatevi, perché la vostra risposta sarà correttamente registrata dal nostro centralino. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, che ritorna dopo la pausa estiva a partire dalle 21.15. Allora veniamo alla cronaca, perché nel primo pomeriggio di oggi a Jesolo c'è stato un terribile incidente. Un autobus è finito nel giardino di un'abitazione per evitare l'impatto con un'auto. 5 feriti, 2 ragazze di 22 anni sono molto gravi. Ragazzi, c'è l'autobus dentro casa. Una scena terribile. Tutto è accaduto in pochi minuti. In via Gorizia, a Jesolo, verso le 13.30, un autobus di ATVO è entrato nel giardino di un'abitazione. Questo per tentare di evitare l'impatto con un'auto a bordo della quale si trovavano 2 ragazze di 22 anni, entrambe ricoverate in gravi condizioni. Il bilancio totale è di 5 feriti. L'autobus proveniente da Punta Sabbioni era diretto a Jesolo, a bordo una 15ina di passeggeri. All'altezza dell'incrocio con via Palladio sopraggiungeva l'auto condotta dalla 22enne di origine ucraina, con a fianco la passeggera di Mussolente in provincia di Vicenza. Sembra che non abbia rispettato la precedenza, quindi l'autista del bus ha cercato di evitare l'impatto diretto, come racconta il vice comandante della polizia locale. L'autobus che percorreva la via Gorizia e le 2 ragazze con la Y sono fuoriuscite dall'incrocio e lì c'è stato l'impatto. A seguito l'impatto l'auto è stata scaraventata in avanti e il bus ha deviato a sinistra abbattendo la recinzione di un'abitazione e finendo nel cortile. Sul posto i sanitari del SUEM di Jesolo e 2 elisoccorso. Le ragazze sono state portate negli ospedali di Treviso e Mestre in codice rosso. L'autista, 61enne con 38 anni di servizio, all'ospedale di San Donà di Piave con una ferita alla testa. Lievi contusioni per 2 passeggeri. Sul posto, per la messa in sicurezza, i vigili del fuoco di Jesolo, coadiuvati dalla gru dei colleghi di Mestre per il recupero del bus e gli agenti della polizia locale per i rilievi. È stata come una bomba, ho pensato fosse un attentato. È la testimonianza del proprietario dell'abitazione. L'uomo si è trovato l'autobus letteralmente nel giardino di casa. 3 colpi, no, frenate, 3 colpi, come una bomba.
È entrato, ho rotto la mura, è entrato qua in casa. È ancora incredulo il signor Franco, proprietario dell'abitazione di Via Gorizia, che durante l'estate affitta anche a qualche turista. La paura fatica ad andarsene. Sono passate già 4 ore e ho ancora paura. Ma quando ha visto l'autobus cosa ha pensato che avesse visto? Beh, io dal colpo che ho visto, io con tutto quello che si sente in questi ultimi giorni pensavo che fosse stato un attentato. E invece è una bomba, proprio un colpo di una bomba. E siamo venuti giù disperati. E non c'era, fortunatamente che quei 2 o 3 clienti che ho erano al mare. Tutto sommato poteva andare peso. Possiamo essere anche contenti di come è andata. Ancora sconvolti molti dei residenti che hanno assistito alla scena. Un forte botto, che non ho mai sentito una cosa così, e mi sono tanto agitata. Io ho detto a mio marito: Madonna, cos'è successo? Andiamo a vedere. E abbiamo visto l'autobus incastrato nella casa di fronte e la macchina qua in mezzo alla strada, così. Ma non aspettavo mica a vedere una cosa del genere così. Cioè, è una cosa proprio pazzesca. E che c'era anche la mura di cemento, che dovrei anche tenere un po' di botta, insomma, no? Invece se c'era una ringhiera o un recinto qualsiasi, allora sì, andavo giù per la casa. Tante volte è successo qua, anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, perché corrono troppo forte. E la giornata di oggi si era aperta con un incidente mortale lungo la 27 all'alba, uno scontro tra 2 auto, costato la vita ad una 49enne di Vittorio Veneto, gravissima l'altra conducente, una 21enne. Stava con ogni probabilità andando a lavoro Daniela Costacurta, dipendente Luxottica, quando la sua auto si è scontrata con quella condotta da una 21enne di origini pakistane. Entrambe procedevano in direzione nord al chilometro 74 nel tratto della 27 tra Fadalto e il Casello di Belluno, subito dopo la Galleria Cave. Lo schianto è stato micidiale per l'operaia 49enne residente in Via Monti a Vittorio Veneto. Non c'è stato nulla da fare, con i soccorsi allertati da un residente della vicina frazione della Secca, che ha sentito delle urla squarciare l'ennesima alba drammatica sulle strade del Veneto. Immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Belluno e del distaccamento di Vittorio Veneto, e così l'elicottero del SUEM 118 da Treviso. La 21enne è stata trasportata al Cafoncello in gravissime condizioni. Qui sta lottando per la vita. A occuparsi della dinamica dell'incidente sono gli uomini della polizia stradale. Bisogna capire come mai le 2 auto siano entrate in collisione. Un sorpasso azzardato, la mancanza di distanziamento, una distrazione, ma vista l'ora anche un fatale colpo di sonno. Sull'asfalto i segni della tragedia dopo un weekend da bollino nero per esodo e contro esodo. Costacurta era conosciuta nel suo quartiere come una persona riservata. Nei suoi social a trasparire è l'amore per i gatti, profondo il cordoglio della comunità. Mi dispiace perché questa mia concittadina, che non conoscevo personalmente, però di giovane età, aveva 49 anni, purtroppo quasi quotidianamente veniamo raggiunti da queste notiziacce, e la strada continua a mietere le sue vittime, non dico quotidianamente, ma con una frequenza mi pare un po' troppo elevata. La 49enne è l'ottava vittima trevigiana della strada in poco meno di 12 giorni, una scia di sangue che sembra inarrestabile. E continuano le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente di Porcia, dove ha perso la vita un ragazzino di 15 anni travolto dall'auto condotto da una 20enne americana, soldato alla base di Aviano, risultata positiva all'alcol test. Intanto si accende la discussione su un particolare. In quella zona i lampioni stradali erano spenti su decisione del comune per risparmio energetico. Aveva un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito, 2.09. La soldatessa americana di 20 anni di stanza alla base di Aviano, che era la guida dell'auto che domenica notte ha travolto a Porcia il 15enne Giovanni Zanier, deceduto poco più tardi. È quanto emerso dagli accertamenti a cui la ragazza è stata sottoposta dopo la tragedia. Per lei ora un'accusa di omicidio stradale e un processo che potrebbe tenersi lontano dall'Italia, negli Stati Uniti. Nel frattempo le indagini continuano perché c'è un altro aspetto
aspetto che dovrà essere chiarito nella ricostruzione. In quel punto i lampioni lungo la strada erano spenti, decisione del comune di Porcia per tagliare i costi legati all'energia elettrica. Se il buio possa aver influito sulla dinamica dell'incidente, solo gli accertamenti degli investigatori potranno chiarirlo. Quella di spegnere le luci, ha sottolineato lo stesso sindaco di Porcia, è stata una scelta fatta nel pieno rispetto della normativa e del codice della strada. E sono tanti i primi cittadini che si trovano costretti a prendere provvedimenti simili per contenere le spese comunali, in un equilibrio sempre più delicato tra bilanci da far quadrare e la sicurezza dei cittadini da garantire. Può capitare che il sindaco adotti dei provvedimenti e delle misure per limitare le spese, vedi lo spegnimento dei lampioni in determinati orari, e può capitare, perché un sindaco incrocia sempre le dita perché questo non accada, però può capitare che magari si verifichi l'incidente. E da qui ecco che chi risponde è il sindaco, perché dovrebbe sempre garantire magari la pubblica illuminazione. Ma dall'altro lato, se non ha le disponibilità economiche per farlo, perché è in estrema difficoltà. Una questione che si protrae da sempre, che toglie il sonno ai sindaci, oltre a demotivare chi vuole spendersi per la cosa pubblica, continua Venturini. E perché il sindaco poi è il soggetto che prende le decisioni e che deve gestire e amministrare le risorse economiche di un comune. Ma dall'altro lato è anche il soggetto che deve garantire la sicurezza nel proprio comune. Ed è difficile far conciliare, far coesistere insieme queste necessità. E qualcuno viene chiamato a rispondere e di solito è sempre il sindaco. E siamo adesso alla politica, perché scadrà tra poco meno di un'ora e mezza, alle 20 per l'esattezza, il termine ultimo per la presentazione delle liste. Allora facciamo il punto partendo da Forza Italia, che gioca la carta Flavio Tosi. A Treviso scende in campo con i moderati Francesco Peghin. Il peso massimo viene ufficializzato a metà giornata. Sarà Flavio Tosi il capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Camera di Verona. Un'operazione tutto sommato annunciata dopo che il 15 giugno scorso, all'indomani dell'esito del ballottaggio alle comunali, l'ex sindaco aveva aderito al partito berlusconiano con tanto di conferenza stampa a Roma. Qualcuno, nel caso di elezione, lo vede già papabile ministro. Oltre a Tosi come capilista, Forza Italia punta sul padovano Pier Giorgio Cortelazzo, Marco Zocca, assessore a Vicenza, Lombardo Gregorio Fontana. Per il Senato si converge su Roberta Toffanin e Pierantonio Zanettin. Nelle liste diversi amministratori come Rossello Olivo di Romano De Zelino o Deborah Baraschina, assessora a Montebelluna, ed Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Ha la possibilità di avere un seggio, ma non era questa la mia volontà, ma insomma, come ho detto, ero messo a disposizione del partito e non ho fatto alcun sollecito, nessuna chiamata per aver qualcosa. A insidiare Forza Italia, soprattutto in terra veneta, sarà la lista Noi Moderati, con i volti nuovi schierati dalla formazione di Luigi Brugnaro, Coraggio Italia. A Padova, colpo di teatro con il capolista Francesco Peghin. Ho accettato con entusiasmo, perché trovo questa proposta di Luigi molto in linea con i miei valori civici. Capolista per Coraggio Italia a Vicenza, Pierpaolo Longo, direttamente dal mondo delle piscine. La vicinanza al territorio e i candidati proprio questo devono rappresentare. Noi abbiamo messo nell'unico nostro nominale un candidato veneziano, Martina Semenzato, ma proprio perché la persona, il cittadino e il politico devono vivere delle stesse esigenze. Roma è troppo distante dal Veneto. Dall'impresa arriva anche Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite, ma ci sono anche i nomi del parlamentare uscente Raffaele Baratto e di Gloria Sernagiotto. In Casa Lega e Fratelli d'Italia la definizione delle liste è stata travagliata. I due partiti si sono presi quasi tutto il tempo a disposizione per limare il limabile. Nel Partito Democratico, confermati i nomi della scorsa settimana con la corsa in Veneto di Enrico Letta e Piero Fassino, Big, che risulta secondo al plurinominale per la Camera nel collegio di Venezia Treviso Belluno dopo l'esordiente Rachele Scarpa. Alessandro Zan è primo in lista per Padova Rovigo. Per il Senato spiccano Andrea Martella, segretario regionale Dem, e l'ex ministro Beatrice Lorenzin. Quanto a Più Europa, confermata la corsa in Veneto per i collegi plurinominali di Emma Bonino, che guarda il ritorno in Senato. In Veneto correrà per Palazzo Madama anche Carlo Calenda con l'uscente Sara Moretto. Per la Camera, Davide Bendinelli e Daniela Sbrollini.
E la corsa alle politiche del 25 settembre al centro di Ring, che torna dopo la pausa estiva, da questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3. Questa sera ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino ci saranno Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Alberto Ruggin di Più Europa, Flavio Baldan del Movimento 5 Stelle, Marco Piccoli di Italexit e il giornalista del Corriere del Veneto Marco Bonet. Appuntamento dunque a questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con Ring, appuntamento che raddoppia anche il martedì. Torniamo alla cronaca per parlare di vandalismi in chiesa. Hanno 13 e 14 anni, hanno dato fuoco ad una croce in legno nel confessionale della parrocchia. È successo nel Padovano. Sarebbero un gruppo di ragazzi minorenni di 13 e 14 anni, conosciuti nella zona e subito identificati dai carabinieri, i responsabili di un atto di vandalismo compiuto all'interno della chiesa di Pionca di Vigonza. Secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbero entrati in chiesa in quattro, direttamente in sella alle biciclette, e avrebbero dato fuoco a una croce di legno che si trova nel confessionale, provocando così un principio di incendio, tanto che a dare l'allarme sono stati i parrocchiani che hanno visto il fumo. Sul posto i carabinieri, che sono riusciti a bloccare due ragazzini, già noti alle forze dell'ordine, avvisando poi i genitori. Restiamo a Padova perché continuano le indagini per individuare gli autori della rapina in villa. Intanto in città scattano i controlli serali. A Padova sono scattati i controlli intensificati disposti dalla prefettura dopo la violenta rapina in villa avvenuta giovedì sera in via Asiago. Le forze dell'ordine si stanno concentrando soprattutto nelle aree più isolate in orari serali per garantire tranquillità a tutti quei cittadini che sono ancora in ferie e hanno lasciato le case vuote, ma anche a chi è rimasto in città e ora si trova solo in quartiere. Disposti anche posti di controllo nelle strade di periferia. Intanto proseguono le indagini della polizia per individuare i quattro malviventi che giovedì sera hanno fatto irruzione in casa della coppia di anziani padovani, sequestrati e rapinati. Paolo Piotto, l'83enne padrone di casa, ha lottato con i banditi armati che hanno picchiato lui e la moglie, 79enne. Ai nostri microfoni ha lanciato un appello alle istituzioni. Il messaggio che posso dare a seguito di quanto è successo, questa penosa situazione, è quello che di una maggiore attenzione da parte della classe politica, non solo politica ma anche da altre classi, maggiore interesse per l'anziano e i ragazzi giovani e i ragazzi che adesso si affacciano alla vita, per dar loro la possibilità di vivere tranquilli senza tante pressioni da parte di coloro che vogliono violentarli. Molto può fare la politica per non lasciare soli gli anziani e garantire loro maggiore sicurezza, ci ha detto Piotto. Abbiamo una grande opportunità e non voglio fare politica, per carità, lungi da me, ma tra pochi giorni voteremo. Votiamo persone che siano addentro a questo problema, che una volta elette e portate a Roma possono dire una voce in capitolo e portare avanti un discorso che francamente sta passando di moda. Intanto in provincia in queste settimane ferragostane ci sono stati furti in abitazione, come a Vigonza proprio la sera stessa della rapina a Padova, dove un'anziana ha visto i ladri scappare dopo aver rubato soldi in casa. I malviventi, per riuscire nella fuga, non hanno esitato a tirare della legna contro il figlio della signora intervenuto sentendo le urla della mamma. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. I carabinieri hanno chiesto al soccorso alpino di Asiago di recuperare il cellulare di Andrea Mazzetto, il giovane rodigino precipitato dall'altar notto nel pomeriggio di sabato. Il dispositivo era su una cengia a 5 metri dal punto in cui il trentenne ha perso l'equilibrio davanti agli occhi della fidanzata. È stato recuperato lo smartphone di Andrea Mazzetto, il trentenne di Rovigo, morto sabato pomeriggio cadendo dalla formazione rocciosa conosciuta come Altar Cnotto nel territorio comunale di Rozzo. Il giovane, che si era recato in altopiano con la fidanzata per un'escursione, era precipitato nel vuoto proprio nel tentativo di recuperare il telefono, che era scivolato in una posizione piuttosto esposta mentre scattava foto e faceva qualche video dello spettacolare panorama.
L'indicazione relativa al recupero del dispositivo è arrivata al Soccorso Alpino di Asiago dai carabinieri della compagnia di Tiene che si stanno occupando della vicenda. Il personale del Soccorso Alpino è quindi sceso, attrezzando il percorso, sulla cengia nella quale era caduto il telefono di Mazzetto e ha consegnato ai militari lo smartphone. Nel frattempo è già arrivato il via libera dall'autorità giudiziaria per i funerali e la salma è tornata nelle disponibilità dei familiari di Mazzetto. Questo conferma sostanzialmente la dinamica dei fatti come è stata riportata dalla compagna dell'imprenditore rodigino che dopo la caduta nel vuoto del trentenne non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. I resti di Mazzetto erano stati rinvenuti quasi 200 metri più in basso rispetto all'altar Cnotto dove la coppia aveva girato alcuni video pubblicati sui social per raccontare una giornata all'aria aperta che si è trasformata in una tragedia. 13 anni fa lo schianto dell'elicottero Falco sul Rio Gere, grande commozione tra gli uomini del soccorso alpino, del suo e dei parenti che oggi ricordano la tragedia costata la vita a Dario De Felipe, Fabrizio Spaziani, Stefano Da Forno e Marco Zago. Come fosse ieri, la stessa intensità, lo stesso dolore rimasti immutati nonostante da quel maledetto 22 agosto del 2009 siano passati oramai 13 anni. 13 anni dallo schianto dell'elicottero del SUEM contro i cavi della media tensione durante una missione di ricognizione nella zona di Rio Gere dopo un violento temporale che causò una frana. Era necessario scongiurare che il fiume di fango e detriti avesse coinvolto qualche escursionista. 4 minuti dopo le 15 il rotore di Falco urtò un cavo elettrico, si avvitò su se stesso e precipitò sul letto limaccioso del torrente. Nulla da quel giorno è stato come prima. Sembra ieri che alle 15.04 è arrivata questa notizia. E qui non facciamo altro che purtroppo stringersi alle famiglie. E teniamo sempre nei nostri cuori loro, i loro familiari e tutti quelli che in questi anni purtroppo, come ben sappiamo, sono caduti in montagna. Fabrizio Spaziani, Dario De Felipe, Marco Zago, Stefano Da Forno erano i componenti dell'equipaggio dell'elicottero del SUEM. L'inchiesta sull'incidente fu archiviata e da allora a gran voce si chiede che venga dato un senso alla legge regionale sugli ostacoli al volo che ormai ha 10 anni. E ad oggi purtroppo i decreti attuativi non sono stati licenziati e ci troviamo in questa cul-de-sac, diciamo, di questa normativa che fa fatica ad andare avanti perché bisogna allineare anche tutta Italia, non solo la Regione Veneto, ad avere questa normativa. Ce l'ha già l'Alto Adige, però va fatta a livello nazionale per mettere d'accordo tutta Italia, non è poi individuare gli aspetti comuni per tutti. In Parlamento giacciono 3 progetti di legge presentati per risolvere le criticità segnalate dal Soccorso Alpino. L'urgenza di una norma certa non è più procrastinabile. La tecnologia aiuta e sicuramente ci aiuterà per i prossimi anni perché l'individuazione dei cavi a bassa quota, c'è già della strumentazione all'avanguardia che permette l'individuazione di alcune sezioni di cavo. Però questo non deve limitare il fatto di proseguire con la norma che è stata fatta. Paura questa mattina sulla cima grande di Lavaredo per una scarica di sassi. La segnalazione è arrivata intorno alle 11.30. Subito si è alzato in volo l'elicottero di Dolomiti Emergency per una ricognizione che ha accertato la presenza di numerose cordate sia sulla normale che su altre vie di arrampicata, escludendo il coinvolgimento di alpinisti. Un'ulteriore verifica è stata eseguita da una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha controllato il canalone tra la cima grande e la ovest. Questa mattina a Padova l'addio ad Andrea Zanella, il commerciante stroncato da un malore dopo aver tratto in salvo 2 persone sulla spiaggia di Porto Ercole in Toscana. Erano in tanti a dare l'ultimo saluto ad Andrea Zanella nella chiesa di Santa Sofia a Padova. Il commerciante, lo ricordiamo, era in vacanza in Toscana e in un gesto istintivo di generosità si è gettato in acqua per salvare 2 persone, padre e figlio, in difficoltà. Purtroppo in passato il suo cuore aveva avuto qualche problema e così, tornato a riva, si è accasciato senza più riprendersi. Un gesto definito eroico da colleghi e istituzioni cittadine, ma la famiglia ha chiesto al parroco di non insistere su quel momento drammatico durante l'omelia. Vi aspetterete che io parli anche delle circostanze in cui ci ha lasciato questo vostro fratello. Famiglia mi ha chiesto di non toccare questo tasto, mi hanno detto lasciamo stare,
noi vogliamo ricordarlo per come è stato lui. In prima fila l'assessore Bressa con la fascia tricolore in rappresentanza del comune e poi tanti colleghi, autorità, amici e semplici cittadini colpiti dal gesto. Ma Zanella, come tutti gli uomini e le donne, ha ricordato il parroco, non sono solo quello che hanno fatto in un momento della loro vita, in uno slancio di generosità, ma si presentano a Dio con tutta la loro esistenza. Un uomo è quello che ha fatto durante tutta la sua vita. È tutta la sua vita quella che viene presentata davanti a Dio. Così quando la famiglia mi ha chiesto, vogliamo ricordarlo com'era, io ho chiesto ad Adriana, la moglie, com'era. E com'era? Era buono, era generoso, testardo, era una persona che era attaccatissima alla famiglia. La famiglia, per ricordare il commerciante di via Zabarella, sta raccogliendo offerte per un'associazione che si occupa di bambini malati terminali, mentre la CC, l'Associazione Commercianti del Centro, ha proposto una targa commemorativa e l'Associazione Orizzonti ha chiesto alla Prefettura di assegnare a Zanella la medaglia d'oro al valor civile. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera l'appuntamento a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con Ring, appuntamento che raddoppia e va in onda il lunedì e il martedì. È davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Previsioni per martedì 23 agosto. Sul Veneto cielo sereno e a tratti poco nuvoloso, soprattutto in mattinata. Possibili addensamenti nuvolosi più consistenti in pianura, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 18 e i 23 gradi, massime tra i 26 e i 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, tempo stabile con cielo in genere variabile o poco nuvoloso. Saranno possibili velature più consistenti nella parte occidentale della regione. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime sui 19 e 21 gradi, massime comprese tra i 25 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo in prevalenza molto soleggiato con cielo terso, salvo qualche velatura nelle ore più calde della giornata. Temperature in sensibile aumento, minime comprese tra i 12 e i 15 gradi, massime tra i 30 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.